Dov'è meglio sedersi? Alla destra della gnocca o alla sinistra della gnocca? Prima lezione di come conquistare una giapponese o un giapponese. Diciamo che in Giappone non è visto così bene pagare il conto mentre la ragazza è in bagno. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo è un video che mi ero scritto tempo fa, però non l'ho più fatto uscire, quindi non ricordo neanche esattamente di che cosa avrei voluto parlare. Mi sembra che comunque si parli di come corteggiare una gnocca di bambù. Prima di iniziare lasciate un mi piace e partiamo subito. In questo video voglio darvi una serie di consigli che potranno essere utili se venite in Giappone e volete rimorchiare una giapponese, o comunque anche interessante per le ragazze per conoscere le dinamiche diciamo che avvengono in Giappone, perché per esempio, che ne so, se voi siete dei gentiluomini in Italia dovete aprire la porta per una ragazza, se invece volete fare i galanti in Giappone probabilmente diciamo è un po' complicato, però molto spesso è più facile che l'uomo che entri prima. So che molte giapponesi si vergognano un po' a entrare per prima in un ristorante, preferiscono che sia il ragazzo a entrare, quindi anche questa è una differenza culturale. Non andate a scrivermi il giapponese è un paese maschilista sulla base di questo argomento, perché sinceramente non le voglio sentire queste cose. È una cultura diversa, è normale che anche le dinamiche del corteggiamento magari possono essere diverse. Quindi ragazzi, ecco, prendete carta e penna e partiamo subito. Immaginatevi questo scenario: state entrando in un ristorante con una bella donzella e il cameriere vi chiederà: volete sedervi al tavolo o volete sedervi al counter? E qua avete due alternative. Voi, se volete fare una serata romantica, quale di queste due opzioni scegliereste? Il tavolo o il bancone? Tavolo, bancone. Tavolo, bancone. Forse per me, io preferisco sempre il tavolo. Però molti giapponesi, ho trovato un articolo che diceva che è molto più facile arrivare a un happy ending se scegliete il bancone, quindi il counter. Praticamente ci sono molte ragazze giapponesi che sono molto timide e essere l'uni seduti al fianco dell'altro può togliere parzialmente questa tensione, perché non si è costretti a guardare l'altra persona direttamente negli occhi. Ah, piccolo coso culturale: per esempio, se voi in Italia dovete parlare con un professore, di solito lo dovete guardare negli occhi, no? Mentre in Giappone molto spesso, magari quando gli alunni guardano i professori, non lo guardano mai direttamente negli occhi, o magari lo guardano per qualche secondo e poi abbassano un po' lo sguardo, così. Cioè, non so, è una cosa un po' legata alla cultura, al rispetto. Però è interessante come magari guardare da un'altra parte mentre ti ascolto in Italia potrebbe essere considerato una forma di poco rispetto, mentre in Giappone funziona l'opposto. In ogni caso, tornando anche al discorso del counter, dovete anche considerare che il fatto che voi siete seduti l'uno accanto all'altro, ciò può anche aiutare la discussione, perché magari finirete per parlare di quello che vedete, che ne so, magari siete a un counter, ci sono un sacco di vini, potete fare l'esperto di vini, può essere interessante, insomma, se siete seduti comunque al balcone. Senza considerare che comunque se voi scegliete il bancone sarete seduti più vicini alla ragazza, cosa che invece non sarà così se siete seduti a un tavolo. Diciamo che essere seduti comunque vicini l'uno all'altro può certamente portare a un certo grado di intimità. Magari le spalle si toccheranno, a volte anche le gambe potrebbero sfiorarsi. Oddio, in realtà questo anche sul tavolo. E talvolta magari ci sarà anche qualche contatto fisico minimo che può portare a un contatto emotivo. In ogni caso, andiamo avanti con il nostro date di questa serata. Voi avete scelto quindi adesso il balcone sulla base di quello che vi ho detto, non il bancone sulla base di questo che vi ho detto, e andiamo avanti perché adesso sarete davanti a un'altra importante scelta. Dov'è meglio sedersi? Alla destra della gnocca o alla sinistra della gnocca? Allora, sempre continuando a leggere questo blog, c'è scritto che dal momento che il cuore è posizionato leggermente verso sinistra, sedersi sulla sinistra significa essere più vulnerabili e sembra che alcune persone vogliano inconsciamente essere protette dal loro lato sinistro.
Non lo so, mi sembra una cosa un po' strana, però andiamo avanti. In ogni caso, quindi vi converrebbe scegliere di sedervi alla destra della ragazza. E senza considerare che comunque la maggior parte delle ragazze in generale, comunque delle persone, sono destre, quindi se lei usa le bacchette con la destra, un po' vi metterà il gomito o come potrebbe, insomma, avvicinarsi un po' con questa parte qui a voi, muovendosi, e può essere piacevole, cosa che non succede comunque nel mio caso dal momento che sono mancino. In ogni caso, andiamo avanti. Ora che vi siete seduti sul balcone alla destra del padre, alla sua sinistra, di che cosa vorreste parlare? Quali sarebbero gli argomenti top di cui discutere? Potete parlare di quanto sia carino il ristorante, di quanto sia buono il cibo, fare dei complimenti alla ragazza, ma la cosa importante è anche fare complimenti allo staff. Sempre cercando su internet c'è scritto che una delle cose che meno sopportava dei giapponesi, ragazze e ragazzi, è quando, diciamo, la persona con cui uscite si comporta in modo maleducato con lo staff. E devo dire che anche a me dà fastidio se, tipo, non lo so, esco con qualcuno o qualcuna e poi, non lo so, sono maleducati con lo staff, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che ero uscito una volta con Federica e c'era il tipo del tavolo a fianco che era di un maleducato pazzesco. E vi lascio la clip che penso che sarà felicissima, che condividerò con voi, guardate la sua espressione. Non lo so, è che proprio, cioè, se voi siete maleducati con lo staff, vi fa proprio sembrare gehin, cioè low class e anche un po' antipatici. Cioè, anche se c'è una ragazza, ma anche un ragazzo, cioè, a prescindere che si comporta in modo maleducato con i camerieri, secondo me è proprio non lo so, è brutto da vedere e poi crea anche proprio una brutta situazione. Quindi veramente siate gentili con tutti se volete uscire con qualcuna, cioè non solo con lei, ma anche con tutte le persone attorno a voi, perché è normale che siete gentili con lei se volete avere un happy ending, però è anche importante essere gentili con tutti. Ma anche se non state cercando di rimorchiare nessuno, siate gentili lo stesso. È sempre meglio essere in un mondo in cui sono tutti gentili, perché se voi sarete gentili con qualcuno, molto probabilmente anche questa persona sarà più propensa a essere gentile con qualcun altro. Almeno questo è quello che penso io. L'avevo visto in un vecchio film. Io faccio un favore a te ne fai tre a qualcun altro. Non sarà un film che avevo visto nel 1800. Qualcuno se lo ricorda. Capita a volte che ci sono dei giapponesi che guardano allo staff dall'alto in basso, non utilizzano il kego e lo trattano come dei servi, cosa che è bruttissima, come vi dicevo. Soprattutto c'è spesso lo stereotipo degli stranieri che si lamentano con lo staff e fanno richieste impensabili, perché voi non sapete che comunque, cioè, quando voi diciamo andate al ristorante in Giappone, di solito sapete, se andate in Italia magari gli potete chiedere la pasta senza, non lo so, un ingrediente particolare. In Giappone solitamente, specie se andate nei ristoranti giapponesi, se voi ordinate una determinata cosa si presuppone che non chiedete dei cambiamenti, quello è il piatto, è e voi lo mangiate così. Però so che comunque, vabbè, sono culture diverse anche qui, quindi magari si possono creare degli ambienti diversi. Se voi sarete maleducati con lo staff, questo è un tipo di atteggiamenti che assolutamente potrebbe portare al termine in modo poco piacevole il date. Invece, se parlerete con lo staff apprezzandolo o facendogli dei complimenti gentili, questo tipo di gentilezza potrebbe farvi guadagnare un sacco di punti. Questo è positivo perché vi mostrerà come dei bravi ragazzi in grado di parlare non solo con la ragazza che cercate di portare nel letto, conquistare, ma anche con gli altri. Cioè, lei già lo sa che siete gentili con lei per quel motivo, molto probabilmente. Quando parlerete con lo staff, potrete anche mostrare le vostre conoscenze sui cibi, i vini, il che vi farà sembrare come degli uomini comunque esperti e comunque anche carini ed educati, oltre che intelligenti, che ricordiamo è importante. Andiamo comunque all'ultimo punto importante che voglio insegnarvi in questa prima lezione di come conquistare una giapponese o un giapponese. Comunque queste cose funzionano anche con me in realtà, o Seba, diciamo allora.
Arrivata all'ora della cena, chi paga? Questo, vabbè, è il punto meno importante se volete per me, però sapete che al momento della cena, sapete, c'è chi paga. E solitamente quando voi, allora ragazzi, non lo so, so che comunque diciamo che in questi ultimi anni è sempre problematico pagare per qualcuno e qualcuno si sente offeso perché se non paghi si offendono, se paghi si offendono, quindi è difficile capire e non lo so, io vi dico che cosa ho trovato in questo blog, poi non lo so. Scrivetemi voi se uscite con un ragazzo, preferite pagare voi, se preferite fare a metà, se vi offendete se paga lui o se si offende se pagate voi. Non lo so, queste sono dinamiche, diciamo, diverse per ogni coppia. Diciamo che è sempre brutto tirare fuori comunque l'argomento soldi o comunque conto quando si è a cena. Diciamo che in Giappone non è visto così bene pagare il conto mentre la ragazza è in bagno e andare stile ninja a pagare. Questo, diciamo, ve lo sconsiglio perché possono crearsi due scenari pochi piacevoli. Allora, innanzitutto, immaginatevi che brutto che è se la ragazza torna prima ancora che voi avrete finito di pagare il conto, cioè si crea un ambiente un po' awkward. O comunque, anche se siete riusciti nella vostra impresa di pagare mentre lei era in bagno, molto probabilmente vi sarete dovuti alzare per pagare il conto, lasciando comunque la sua borsa incustodita, a meno che non se l'è portata in bagno. Però diciamo che molte giapponesi non apprezzano molto questa cosa. Quindi il mio consiglio è: se volete pagare il conto, che comunque molte giapponesi ragazze apprezzano, non tutte, ma io sono sicuro che molte, se non la maggior parte, apprezzano se, insomma, uscite a fare il date e le pagate la cena, io vi consiglio di andare voi in bagno e nel mentre che andate in bagno andate anche a pagare il conto, così poi quando uscite è già tutto fatto e non si creano queste situazioni imbarazzanti. Spero che questi consigli per conquistare giapponese 1 o giapponese 2 vi siano serviti. Noi ci vediamo al prossimo video.